Buonasera a tutti voi e web ascoltatori. Commento post partita di Udinese-Napoli, persa 3-0, dall'Udinese persa, vittoria della Napoli, non meritata, ma neanche da paragonare totalmente la partita di quello che mi aspettavo. Totalmente la squadra dell'Udinese non c'era in campo, ma non con la testa. La voglia è venuta fuori solo nei primi minuti del secondo tempo, poi non c'è stato niente da altro, niente che ci poteva, diciamo, dare un qualcosa di diverso. L'appareggio nel primo tempo ci stava, poi c'è stato un crollo notevole della squadra. Velasquez non ha messo completamente buona la squadra, non ha messo quello che doveva fare, e così abbiamo accumulato la terza perdita consecutiva. Io darei una bella svegliata al mister Velasquez, perché mi sono stufato oggi di aver visto la palla sempre dietro e niente. Non puoi mettermi Mandragora e Berami, due mediani che fanno che si coprono il ruolo stesso insieme. Non si può mettere due giocatori mediani che fanno la stessa cosa e si coprono il ruolo da soli, ecco. Quindi questo è il mio commento, come è ben dimostrato. La partita posso comunicarvi che non mi è piaciuta, anzi completamente è inguardabile, ma soprattutto anche dal VAR, perché ci sono stati diversi minuti di tempi persi, ma persi, e quindi non si può mettere completamente una squadra lì buttata lì per niente, ecco. Quindi vedete un po' voi, io ho detto la mia, mi dispiace, ma non è l'Udinese di quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato. Completamente stiamo un po' tornando indietro con la mente. Io quando ho sentito qualcuno che parlava la famosa parola Europa, è la cosa più peggiore che si potrebbe fare, perché parli di Europa, parli di maledizione, e la maledizione è arrivata. Completamente mi dispiace dire, ma la odio totalmente. Io spero tanto che si dia una svegliata nella prossima partita di Udinese Genoa-Udinese, e ci sentiamo prossimamente con alcuni altri commenti di Udinese Napoli e vabbè. Speriamo bene. Da Giordano Estero 1 Stab Radio, vi ringrazio per l'ascolto e buona serata a voi. Ciao ciao.